Buongiorno a tutti. Allora, Get Ready With Me, qui non so in realtà cosa farò. Devo sempre farvi quel video confronto con la palette di Natasha Denona che oggi utilizzerò, però non sarà questo il video in cui farò quella cosa che vi avevo promesso, perché devo ancora studiarmelo, diciamo. Non ho avuto il tempo. Sto mettendo il primer, questo è quello di Kat Von D, che ancora non è in vendita in Italia, credo, perché è colorato. E sto usando questo perché sono deficiente, mi sono messa a giochicchiare con la pinzetta, mi sono spinzettata qui, quindi adesso è arrossato, quindi ci metto questo primer colorato. In realtà non sarà il trucco, diciamo, il protagonista, è più per fare due chiacchiere, perché il trucco sarà, credo farò una cosa molto banale. Perché in realtà devo fare una cosa che voi vedrete alla fine del video. Lo vedrete attaccato al video, ma tra quello che devo fare e il video passeranno delle ore. Non so quanto, ma passeranno delle ore. Quindi voi in realtà lo scoprirete subito. Infatti, mi sa che lo intitolerò Get Ready With Me con sorpresa. Prima che mi dimentichi, perché non voglio dimenticarmi, voglio mettere il primer. Sotto per il fondotinta, che però metterò dopo, di Strivectin l'Anti Wrinkle Line Blur Factor, fantastico. Questo me l'aveva fatto scoprire Giulia Cova. Non lo uso spesso, però devo dire che il suo dovere lo fa. E poi ho un prodotto di Good Skin Labs, è una specie di siero primer che ho trovato tra le cose da finire, l'ho messo infatti in utilizzo. Mi sono resa conto che praticamente fa la stessa cosa, solo che quello non è reperibile, o perlomeno non lo so, perché sta la Good Skin Labs era da Douglas, poi è sparita, non lo so. Mentre questo sì, si recupera facilmente su Amazon. Vabbè, uso lei, quindi metto il suo colore di transizione, il suo marroncino, e sulla palpebra non so ancora se metterò lui, oppure quasi quasi metto lui, faccio così un trucco proprio neutro. Prendo il... Ah, vi devo far vedere un pennello che mi è arrivato da Sephora tramite Octoly, che è questo qua. Lo utilizzo con voi. Non ho ancora mica capito se mi piace. No che sì, però... Bah, adesso vediamo, lo riprovo. Per mettere il colore di transizione uso sempre il pennellone, questo qua, del set di AliExpress, che ho inserito nell'info box, perché ragazzi, è fantastico. Questo set vale, se non per tutti i 18 i pennelli... Anche solo per quei 3 o 4 favolosi proprio. Ma in realtà sono tutti utilizzabili, quindi questo è il bello di questo set. Tra l'altro, se voi aprite il link, vi accorgete che in realtà potete scegliere voi la quantità di pennelli. Nel senso, la mia amica mi ha regalato questo set da 18, però se voi aprite il link si possono selezionare anche dei set più grandi o più piccoli. Questo da 18 è perfetto, non ci sono però pennelli viso. Se volete anche i pennelli viso, che se tanto mi dà tanto sono favolosi come questi, potete scegliere appunto il set più grande. Comunque il prezzo oscilla, però quello da 18 sta sui 15 euro. Comunque, a me utilizzare sta palettina, devo dirvi la verità, ha fatto venire voglia di comprare anche le altre. Ops, scusate. Mi fa venire voglia proprio di comprare anche le altre. Tra l'altro, cioè, ho il 20% da Sephora, che su Natasha Denona non vale, quindi non fa. Comunque, di pomeriggio vado a comprarmi, approfittando del 20, un altro colore del correttore di Urban Decay. Probabilmente farò come con il fondotinta, quindi mi compro il colore invernale, così li posso miscelare, perché onestamente mi dispiace non usarlo. Io in questi giorni l'ho miscelato con un pizzichino di quello di Armani, però sono due texture diverse, quindi ok che ha funzionato bene lo stesso, però si sente che sono due texture diverse. Quindi con il pennello di Sephora, che è lo 0, no, è il 6, no, è lo 09 Crease, prendo il marroncino scuro della stessa palette e lo picchietto. Sapete perché non mi convince questo pennello da Crease? Perché ha le setole troppo lunghe e non sono, come dire, tagliate. Sembrano tutte quasi alla stessa lunghezza, non so se capite cosa intendo. Mentre per esempio uno come questo, sempre di quel famoso set, ha le setole che partono più corte e vanno diventando, cioè diventano più lunghe verso la punta. E quindi, cioè, mi sembra di riuscire a fare questa cosa qui, sì, però da sfumare no, cioè mi sembra di, vabbè, questi
qua di Natasha Denona si sfumano da soli, però con altri ombretti, per esempio, faccio più difficoltà. Non lo so, non mi ha proprio convinto. Cioè, non che non sia di qualità a livello di setole, di pennello, ma proprio di taglio, del suo taglio. Secondo me Sephora aveva il, come pennello da Chris, il 13, che era fantastico. E la linea A, scusate, no, sto dicendo una bestemmia. Io non so se ci sia ancora, ma questa linea qua, il 27 Pro, questo è il mio pennello da sfumatura preferito nel mondo, anche più del 217 di MAC. E quello non lo so se ci sia ancora. Cioè, stavo dimenticando il pennello più importante. Ripeto, sono riuscita ad applicarlo bene lo stesso, ma perché è la qualità dell'ombretto che è fantastica. Infatti riprendo il pennellone per sfumarlo un po', ma perché, ripeto, oggi voglio fare una cosa così. Allora, visto che l'avevo accennato in qualche video precedente, lo riprendo in questo video. Vabbè, in realtà il discorso è molto breve, non è che debba dire chissà cosa. Riguardo collaborazioni, sponsorizzazioni, eccetera, argomento che ciclicamente si ripete perché magari nel tempo cambia qualcosa. Allora, per quanto riguarda me, l'unica cosa che nel tempo può essere cambiata sono le affiliazioni, perché io di sponsorizzazioni non ne ho. Magari mi viene da dire, vi piacerebbe, perché no? Però al momento io di sponsorizzazione non ne ho. Se dovessi fare una sponsorizzazione, a parte il fatto che ovviamente verrebbe dichiarato, mi piacerebbe molto farla con siti come Lookfantastic, come anche Yes Style, che potrebbe, forse, se mai mi arriverà, poi vi spiegherò cosa è successo con Yes Style, che è una storia lunghissima. Nel senso, mi piacerebbe farla con quei siti che magari hanno, sono multi brand, quindi avete vari marchi che siano anche affidabili. Nel caso di Lookfantastic sicuramente, Yes Style devo ancora capire, e dove potete comprare più brand, perché in quel caso la sponsorizzazione consiste nel far conoscere il sito, insomma far vedere cosa vende il sito, e non necessariamente un mono brand, perché in quel caso ovviamente quello, diciamo, presuppone che vi troviate bene con, prendo l'ombretto quello luminoso al centro, presuppone che voi vi troviate bene con quel brand. Mentre il tipo di collaborazione che ho io con Lookfantastic mi permette di scegliere le cose che io ritengo più interessanti, che ritengo più adatte a me. Poi ci sta che possa beccare anche qualcosa che non mi piace, però in linea di massima è più difficile, perché chiaramente scelgo qualcosa che so di poter utilizzare, che possa andare bene per me. A breve dovreste vedere, spero, qualcosa di molto 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 interessante. Non è ancora arrivato, quindi non lo dico per scaramanzia. Al momento il mio tipo di collaborazione con Lookfantastic, ve lo dico perché ce ne sono di diversi tipi, semplicemente la Pierre mi chiede se c'è qualcosa che mi piacerebbe provare e me la manda. Poi io ho l'affiliazione al sito, ho l'affiliazione al sito che in realtà non è direttamente con loro, nel senso passa attraverso una piattaforma. Ci sono alcune piattaforme di affiliazione che vi consentono di inserire i link, dei link che rimandano al sito, tramite i quali voi prendete, voi, cioè nel senso lo youtuber, quello che è, prende una percentuale. Parliamo di percentuali piccolissime, variabili in base al sito, ma 3%, 5%, massimo 10%, ma 10% è già tanto, quindi dipende dal sito. Quindi l'affiliazione passa appunto attraverso queste piattaforme, quindi non c'è solo l'affiliazione a Lookfantastic, per farvi l'esempio. Nella piattaforma dove sono iscritta io, che ho conosciuto grazie a Lookfantastic, perché me l'hanno detto loro, oltre a Lookfantastic c'è per esempio Pinalli, c'è anche Sephora, che però non mi ha mai accettato, per esempio. Cioè, in realtà la richiesta è lì sospesa, non me l'hanno accettata. Ma giusto perché appunto poi andate sul sito e se acquistate tramite quei link prendete una piccola percentuale. Questo appunto non cambia nulla per chi acquista, nel senso che non cambia il prezzo, semplicemente arriva sul sito tramite il vostro link. Se proprio vi sta sul culo, uscite dal link e ci andate per i fatti vostri, ma appunto se dovete acquistare, a voi non cambia nulla, supportate magari la persona che seguite
e finisce lì, ecco. Il codice sconto che io ho su Look Fantastic, che è Ornella 20, scritto tutto maiuscolo, metto la matita nera, questa è di Maybelline, non, a me non dà nulla, nel senso non... cioè, ipoteticamente, no, se voi andaste sul sito senza il mio link e inseriste il mio codice sconto, io non guadagnerei assolutamente niente. Non è un problema, fate pure voi. Quello che cioè, succede, se usate lo sconto, semplicemente il sito vede, cioè la PR del sito, vede che qualcuno ha usato il mio codice, ecco, può valutare quante persone l'abbiano utilizzato, però in realtà vedono anche quante persone sono entrate tramite il mio link, anche senza usare il codice sconto. Quindi cioè, cambia poco, è solo un modo per fornire uno sconto ai followers. Anche perché sul sito di Look Fantastic ci sono continuamente offerte, al di là del mio codice sconto, in base al periodo, in base al tema, alle novità, eccetera, ci sono magari altri codici sconto, a volte anche più alti, o semplicemente diversi. Quindi ecco, da quel punto di vista cambia poco. Quindi questo è per quanto riguarda la mia affiliazione a Look Fantastic. L'altra affiliazione che ho è Amazon, ma quella ce l'hanno credo, se non tutti gli YouTubers, quasi. Metto il mascara, metto il Black Mamba di Mulac. Amo, amo. Amazon, lì la percentuale cambia in base al settore merceologico. Quindi tipo la tecnologia dà una percentuale veramente bassissima. La più alta la dà tutto quello che riguarda l'abbigliamento. Ma io d'abbigliamento non compro nulla da Amazon. E poi c'è il settore bellezza, credo sia il 7%, l'abbigliamento va dal 11-12%, insomma, ecco, queste sono le mie affiliazioni e questa è l'unica cosa che ho, perché per il resto io al massimo ricevo prodotti da Octoly, che è un altro sistema ancora, che è la... cioè, Octoly è una piattaforma, per chi non lo sapesse, spiego come funziona. È una piattaforma dove all'influencer vengono assegnati 5 crediti a disposizione. Quando mettono un prodotto nello store, si può utilizzare un credito per scegliere quel prodotto. Voi lo scegliete, ma poi l'azienda vi deve approvare. Se ve lo approvano, ve lo inviano, voi dovete fare una recensione, non ha importanza che sia positiva o negativa, ci sono dei criteri da rispettare. Nel senso, c'è un tempo massimo che è di 28 giorni e poi vi chiedono di inserire dei tag per trovarvi fondamentalmente, allora serve per trovare anche il vostro video, post, quello che è, e soprattutto, e questo è imprescindibile, cioè vi tolgono proprio il credito, insomma vi annullano la cosa e poi li potrete, no, cioè potete, se perdete i crediti, una volta persi tutti e 5 siete fuori dal giro, quindi è obbligatorio inserire intanto in descrizione, e quello viene controllato immediatamente se voi l'avete fatto o meno, c'è un controllo automatico, il fatto di inserire, cioè di dire che è stato ricevuto, offerto dall'azienda. E poi bisogna dirlo anche a voce. Il fatto di dirlo a voce viene controllato in un secondo momento manualmente. Se non l'avete fatto, vi escludono, cioè vi tolgono la recensione, non è valida, insomma, quindi è obbligatorio. E su questo punto è molto ben dettagliato nel regolamento di Octoly la questione. E qui vengo all'argomento di cui ha parlato Alice Like Audrey su Instagram. Non so se l'abbia fatto anche su YouTube, non mi ricordo. Comunque io avevo visto anche un video di Basic Gaia, molto molto chiaro, non mi ricordo adesso, non so chi ha, sicuramente qualcun altro ne ha parlato, ma adesso... insomma, queste sono quelle che ho visto io principalmente. A me è piaciuto moltissimo il discorso di Alice, mi ha fatto scoprire anche delle cose, tipo l'ultima tendenza è quella di aggiungere l'hashtag ADVAD nei post su Instagram in un secondo momento per prendersi like, e poi perché la gente sembra che appunto veda di non di buon occhio il fatto che il post sia sponsorizzato, e quindi la gente, gli influencer inseriscono i tag dopo. Sto mettendo l'illuminante di questa palette che sto amando. Questa palette di illuminanti di Morphe è stupenda. Vedo l'ora di poter usare i colori di illuminanti più chiari. Ancora sono troppo chiari. E quindi non vede di buon occhio il post, e quindi i furbacchioni cosa hanno fatto? Hanno inserito, inseriscono dopo i tag. Gli hashtag ADV, AD Advertising, tutti quelli che sono.
Questa cosa purtroppo l'ho vista fare proprio di recente da una persona che mi piace. Mi dispiace, vabbè. Speriamo che abbia imparato la lezione, perché qualcuno gliel'ha fatto notare, quindi io spero. Cioè, io capisco, perché so quanto la gente sia diffidente per queste cose, eccetera, però nel mio caso non mi posso lamentare, perché veramente non... ho un pubblico che si fida di me e per me, cioè, è fondamentale. Adesso passiamo al fondotinta. Vado a miscelare i due di Urban Decay. Metto un pochino. Mi sa che adesso devo calare la quantità di quello scuro e aumentare la quantità di quello chiaro. Il mio colore invernale, nonché se siete NC15 di MAC, è il 30WY. Preciso, preciso. NC15 di MAC, potete andare proprio sul sicuro. Lo metto con un pennello, questo è di Sigma, bello vecchissimo, perché è quello che ho pulito. Lo metto col pennello perché si stende meglio, molto prima, e poi al massimo rifinisco con la spugnetta. Quindi, dicevo, ho visto i video di Alice, mi sono piaciuti molto, mi hanno fatto capire anche a me delle cose che magari non avevo chiarissime, perché non avendoci avuto a che fare con alcune cose non posso saperlo benissimo, insomma. Cioè, io non ho contatti con aziende da dire, faccio sponsorizzazione, ripeto, non ho mai fatte, ho solo affiliazioni. Le affiliazioni, ecco, più o meno vi ho spiegato come sono. L'unico problema è che purtroppo, nel mio caso no, perché appunto non avendo a che fare con queste cose non mi capita, però ho visto che effettivamente purtroppo poche, cioè moltissime persone non hanno capito, e quindi si è innescata questa caccia alle streghe, e quindi tutti adesso stanno lì a un po' sul chi va là per cercare di capire se il post è sponsorizzato oppure no. Giustamente chi è in questo mondo li sgama a tempo zero, nel senso, a me è capitato un bel po' di tempo fa, parliamo già di 2-3 anni fa, quando il fenomeno era un po' più sottile, diciamo, di vedere dei post palesemente sponsorizzati, perché c'erano degli hashtag di campagna molto specifici. Nel post non c'era scritto ADV, bastava cliccare su quei hashtag, trovare altri post di altre persone che però la scritta l'avevano messa, perché magari erano stranieri, dove un po' forse, non sto dicendo che l'estero è meglio dell'Italia, perché in Italia è sempre così, no, però ho visto dei post dove magari in alcuni post è più regolamentato, ecco, questa è la cosa giusta da dire. È meglio regolamentato, quindi sono obbligati a scriverlo, e appunto in quel caso scoprivo e poi avevo la certezza che quel post alla fine era sponsorizzato. Quindi queste cose già da prima me ne accorgevo io stessa, ecco, non avevo bisogno, cioè, insomma, nel senso, ero in grado di capirlo anche da prima, e chi è in questo mondo lo capisce più facilmente, questo senza ombra di dubbio. Però vabbè, diciamo che come tutte le cose vanno metabolizzate, quindi piano piano la gente imparerà. Perché adesso tutti chiedono, ma se è affiliato, se è così, in quel caso lì va messo l'hashtag ADV? Adesso metto il correttore, ne metto un pizzico di questo che lì non si vede, è un po' troppo grigiastro, che questo è NN, sottotono. Mi sa che dovrò prendere anche di questo un colore chiaro e con la sottotono W, che sarebbe Warm Master Tone, e la Y sta per Yellow Undertone. Questa dovrebbe essere la definizione. Quindi dicevo che sicuramente, un po' come per tutte le cose, come all'inizio le collaborazioni non venivano viste di buon occhio, qualsiasi tipo di collaborazione, poi piano piano la gente ha imparato, insomma, si è un po' più abituata. Lo stesso sarà con le sponsorizzazioni, tutto un po'. Più che altro, magari nel tempo verrà anche regolamentata in maniera più chiara, e forse in Italia forse le cose vanno un po' più lentamente, però prima o poi succederà. Adesso vado a fare le sopracciglia, le faccio prima di mettere la cipria, che mi sembra di aver notato, che probabilmente mi si fissano, dopo metto la cipria, mi si fissano anche le sopracciglia, e secondo me mi dura di più anche la matita. Mentre giustamente se metto la cipria, poi la matita va sulla cipria. Cioè, scrive lo stesso, però ho notato che così funziona meglio. È un accorgimento che magari provate a fare, che
Non so se la compro oggi, però mi ispira tantissimo la matita di Fenty Beauty per sopracciglia. Probabilmente ci casco, perché mi piace anche il pennellino che ha dietro. I video sono tutti in differita a distanza di giorni, quindi volevo ringraziarvi, anche se voi questo video lo vedrete parecchi giorni dopo, per tutti gli auguri che mi avete lasciato sotto al video. Cioè, mai ricevuto tutti questi auguri, sono troppo contenta. Veramente bellissimo. Poi ringrazio tutte quelle che mi hanno fermato in fiera, tantissime, veramente tante, mai successa anche questa cosa, cioè così tante no. Troppo contenta. Secondo me ho incrociato anche lo sguardo di qualcuna che voleva salutarmi e non l'ha fatto. Ho questa impressione, non perché mi senta chissà che, però era abbastanza palese. Però capisco l'imbarazzo, io sono peggio. Io ho incontrato la ragazza coreana che fa video su YouTube, si chiama Suk. Troppo carina, però anche lì io, cioè, l'ho salutata perché ce l'avevo proprio lì, non potevo non salutarla. Tra l'altro ve l'ho consigliata anche io, quindi, e lei mi ha anche commentato. Era timidissima, volevo chiederle la foto per dire, però non ho avuto il coraggio, mi sentivo un po' in imbarazzo anche io. Cioè, è normale, sono situazioni di imbarazzo in cui non sai che dire. Cioè, se ce l'hai lì, dici, beh, la guardo sempre, che le dico? Che le devo dire? No, le ho detto che mi piace tantissimo, che è carinissima, eccetera. Però, sì, cioè, un po'. Mi sono sentita un po' imbecille, insomma. Perfetto. Adesso mettiamo la cipria. Metto Jeffree Star. Questa cipria la amo. Come vedete, io non fisso più direttamente il correttore, perché comunque questi che sto usando, tipo questo di Urban Decay, come quello di Dior, ma anche quello di Armani, no, quello di Armani è un po' più idratante, quindi forse un pochino di fissaggio lo richiede. Però ecco, questi qua non ci metto la cipria direttamente, ma ci va a finire di, diciamo, da sola, perché durano comunque lo stesso e in questo modo evito di seccarmi ulteriormente la zona. Non trovavo più la confezione della cipria. Ok. Adesso ho fissato Terra Fiesta Cheeks. Ormai finiamo l'estate con lei. Già che ce l'ho in mano il blush, lo prendo anche da qua. Quindi prendo questo che è fantastico. Allora, se siete delle ragazze con la carnagione olivastra, medio scura, questa palette secondo me la dovete prendere finché c'è ancora. Tra l'altro, avevo visto che era scontata, quindi aveva un prezzo più basso. Che in teoria era una limited edition, se ho capito bene. Non ho mai capito se la Mulac le sue collezioni le consideri limited edition oppure delle linee uscite che poi rimangono in produzione. Sta cosa non mi è chiara. Quindi, per finire il discorso, nell'info box io ho il disclaimer, quindi se avete dei dubbi c'è scritto link con la scritta, con l'abbreviazione, e tra l'altro la comodità che vi consente di abbreviare i link, che a volte sono dei link lunghissimi, che sono anche brutti da vedere, rendono un po' confusionario l'info box. Comunque i link abbreviati tid.ly sono link affiliati, quindi in questo modo voi sapete che. Mi sembra tutto abbastanza chiaro. Yes Style, praticamente, di solito come funziona? Loro mi hanno dato il budget per scegliere dei prodotti. Ho scelto dei prodotti. Ho avuto il problema che, ma sto discorso mesi fa, mi hanno fermato il pacco in dogana. Ho mandato i documenti, ancora non so nulla. Siccome è passato troppo tempo, nel frattempo hanno anche cambiato sistema, grazie a Dio, per cui adesso non dovrebbe più fermare. Quindi mi hanno rispedito, solo che mi è arrivato solo un prodotto di quelli che avevo scelto. Mi ha spiegato poi la tipa che forse era un venditore diverso, non ho ben capito, insomma, dovrebbero arrivarmi anche altre cose. Comunque, normalmente come funziona? Vi do il budget, vi fanno scegliere i prodotti e poi successivamente, se va bene, cioè se non so, se piacete, boh, non so se sia in base a qualcosa in particolare, vi attivano una sponsorizzazione con voi intendo YouTuber, quello che è, per cui danno un budget mensile, cioè fanno un invio mensile di prodotti. Prendo l'illuminante da questa palette, non so quale, farò un mix. Io provo questo Get Laid, questo qui. Oh, bellissimo, bellissimo. E poi voi potete scegliere se fare o un video esclusiva dei prodotti e vi danno un tot, lì credo cambi in base alla persona. Quindi quello è un ADV e va scritto, ma loro lo richiedono da quello che so. Oppure, quindi richiedono appunto scritto ADV, oppure potete scegliere di magari
inserire i prodotti in un altro video, quindi non un video esclusiva, in quel caso pagano meno, però anche in quel caso è un ADV, solo che magari pagano, cioè l'importo pagano un po' meno, ecco, rispetto al video in esclusiva, ovviamente. Però non ci sono richieste particolari, tipo di, che ne so, parlare bene del servizio, eccetera. Non ci sono, credo, che io sappia, perché ancora non ho questo tipo di collaborazione. Credo che non ci siano richieste particolari, a parte appunto quello di parlarne in un video in esclusiva o con altri prodotti. C'era un'altra cosa che vi volevo dire. Boh, vabbè, comunque, l'importante, insomma, è essere sempre al corrente. Io stavo pensando, stavo valutando se. Di solito mi ricordo di dire nel video questo l'ho ricevuto da eccetera, però capite che in un Get Ready With Me in cui uso un sacco di prodotti potrei scordarmi qualcosa. Allora magari stavo pensando di nell'info box mettere l'asterisco nei prodotti ricevuti. Perché per esempio ci sono delle cose che io magari ho comprato per i fatti miei, ecco, mi viene in mente, sì, tipo questa qua l'ho comprata io, l'ho comprata su. No, l'ho comprata in negozio, però quando vi metto i link, per esempio, questa qua si trova su Pinalli, a ottimo prezzo, tra l'altro, Pinalli poi la spedizione è gratuita con 25, insomma, ci sono una serie di cose per cui secondo me conviene, per dire, comprarla su Pinalli, il link di Pinalli è affiliato, ma non è una collaborazione, cioè, non so se capite la cosa, quindi è questo che la gente non capisce, cioè io che il link affiliato, ripeto, l'ho scritto, però l'ho comprata io. Questa palette qua di Morphe, questa l'ho ricevuta da Look Fantastic, il link è affiliato, quindi l'ho ricevuta, è una collaborazione, ma non è una sponsorizzazione. Si è capita forse questa cosa? Non lo so. Comunque, non metto l'ossetto, metto solo un gloss, metto questo di Fenty Beauty che praticamente è finito, oddio, praticamente è quasi finito, anche l'altro nuovo, quello rosa, è quasi finito. Ho visto una preview che mi sa che stanno uscendo colori nuovi, quindi stavo valutando se comprare di nuovo questo, che ricomprerei al volo, sinceramente. Però voglio prima vedere i colori nuovi e poi decido, ma amo follemente. Bene, adesso io vado a fare quello che devo fare, quindi non vi faccio vedere adesso e ci vediamo. Eccomi qua, ecco la sorpresa è che già da qualche giorno mi balenava l'idea di rifarmi la frangia, perché con questa lunghezza di capelli mi piace un sacco, magari con i capelli più corti mi arrotonda troppo il viso, siccome non sono proprio in questo momento magra, allora magari no, però col capello più lungo mi piace un sacco, soprattutto mi piace anche quando faccio la coda, mi piace un sacco, vabbè, avevo voglia di farmi la frangia anche per nascondere. Anzi, soprattutto per nascondere le rughe della fronte, così almeno quelle non si vedono. E vabbè, e questo è quanto. Tra l'altro, sono tornata nella mia parrucchieria cioè, in una parrucchieria dove sono andata già altre volte, non con continuità, però l'ultima volta mi ero trovata particolarmente bene. Anche le altre volte non mi sono trovata male, però non avevo fatto cose, diciamo, particolari. Mentre l'ultima volta ho chiesto, cioè ho fatto già una richiesta più specifica, volevo che i capelli allungassero bene. E siccome mi piace come stanno allungando, allora sono andata. In realtà io ho fatto la ricrescita, quindi ho chiesto di tingere la ricrescita per una volta. Non avevo voglia di farmela io, soprattutto volevo che fosse fatta bene dietro, perché io dietro chiaramente non la posso fare accuratamente. Così poi magari ho deciso che ogni, che ne so, 3-4 volte che la faccio io vado a farmela dal parrucchiere, così insomma cerchiamo di farla come si deve. E poi ho chiesto di farmi la frangia, quindi io i capelli non li ho toccati, anche perché sennò avrei dovuto pagare il taglio, invece così mi hanno fatto pagare solo la frangia. E la ragazza, che era la stessa dell'altra volta, mi piace, come è stata veramente brava. Mi sono venuti così particolarmente lucidi i capelli oggi, me l'hanno detto un sacco di persone nei negozi. Che messo nei capelli? Niente, perché tra l'altro mi ha chiesto di mettermi goccine così, non mi faccio mettere mai niente dai parrucchieri. E questo è il risultato. Niente, sono particolarmente contenta. Anche la riga mi piace così qua in mezzo. Mi piace perché mi divertirò. Quest'inverno con i capelli mi voglio divertire. Voglio qualche centimetro in più. Mi piacerebbe che arrivassero qui. Non di più, non desidero i capelli lunghissimi. Li desidero un po' più lunghi per potermi sbizzarrire con trecce, acconciature, cose. Insomma, mi diverto. Adesso faccio un video haul perché non era previsto, ma.
alla fine mi sono trovata a comprare qualcosina qui e lì. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione e alla prossima.